RKO Radio. Siete pronti? Salite a bordo. Ciao Cartesio. E benvenuti. Mercoledì 12 maggio, sono le 22 e qualche minuto e siamo sulle frequenze web di RKO con destinazione altrove. Un'ora alla deriva in compagnia di Massimo Colazzo. Cominciamo oggi con un grande in bocca al lupo all'amica Cecilia Dalla Negra. Cecilia è giornalista, autrice, esperta di movimenti sociali e femminismi in Palestina, in cui queste sono ore drammatiche, ma ci torneremo dopo. Cecilia, in un post dell'altro giorno, presenta la nuova creatura. E le sue parole sono: e quindi la nostra Jo Diaries from Future è nata. Una rivista, una cronologia, un diario dal futuro. Jo, come la più amata delle sorelle Marsh, come le iniziali di Journal, come un cagnolino che ci ha indicato la strada. Jo è una cronologia d'autrice. Per ogni numero, un anno da cui alcune, tra le penne e le menti più brillanti che io conosca, muovono per scrivere racconti. Jo è nata in e da quel buco spazio-temporale che è stato il lockdown della pandemia, che insieme abbiamo riempito di chiamate, immagini, visioni, qualche bicchiere di vino. Per questo Jo gioca con il tempo. Per il numero zero abbiamo scelto il 1918, quando il presente erano le trincee della Prima Guerra Mondiale, l'epidemia di influenza spagnola, le donne di Malaga che scioperavano per il pane, la fine dell'impero ottomano. Quando morivano Debussy e Apollinaire e nasceva Bianca Garufi. Oggi il board editoriale di Jo è composto da Viola Lomoro, Giulia Caminito, Annalisa Camilli, Carola Susani, Serena Patrignanelli, Nadia Terranova, Giusy Migliaccio ed io, Cecilia Dalla Negra. Al numero zero hanno però contribuito moltissime menti, tra cui Serena Fiorletta, Silvia Calderoni, Loredana Liperini, Maria Rosa Cutrufelli, Viola Di Grado e la splendida matita di Rita Petruccioli, che ha disegnato i nostri ritratti. E niente, non vediamo l'ora di sapere che cosa ne pensate. Potete andare sul sito jodiaries.com ed iscrivervi alla newsletter. Intanto, benvenuta al mondo a questa nuova creatura. Ciao Cecilia, in bocca al lupo. E sono ore drammatiche, dicevo, in queste ore appunto in Palestina, in cui sapete bene, o forse non lo sapete, quello che sta succedendo. Qualche giorno fa, domenica, un'amica, Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente di Assopace Palestina, scriveva una lettera aperta ai giornali per mettere in guardia appunto da quello che sta succedendo e per riportare quello che davvero accade. Scriveva qualche stralcio: venerdì a Sheikh Jarrah, quartiere palestinese di Gerusalemme Est, da anni sotto il tiro dei coloni con l'assenso delle autorità israeliane, palestinesi ed israeliani pacifisti, che ormai da molti anni manifestano per protestare contro la forzata evacuazione di famiglie palestinesi dalle loro case, di cui sono legittimi proprietari, come dimostrato dai documenti di proprietà consegnati dalle autorità giordane. Sono stati attaccati dalla polizia israeliana, altri sono stati feriti, alcuni arrestati. Inoltre sono stati aggrediti migliaia di palestinesi riunitisi per la preghiera del venerdì sera e poi trattenutisi nella moschea di Al-Aqsa per protestare contro la recente sentenza della corte che ha dato il via libera all'evacuazione di famiglie palestinesi. Il giornale israeliano Haaretz riporta che almeno 205 palestinesi, di cui 88 ricoverati in ospedale e 17 poliziotti, sono stati feriti.
Mi sarei aspettata titoli da prima pagina nei nostri giornali di sabato, invece nessun accenno su questi gravi fatti che sono stati denunciati dall'Unione Europea, dal portavoce ONU della Commissione per i diritti umani, dal governo giordano e da molti altri. Se tutto ciò fosse successo in altri paesi, avremmo visto fiumi di notizie nei media e nelle TV. Ma forse i palestinesi sono figli di un dio minore. O, più semplicemente, se si raccontasse la verità sulle violazioni dei diritti umani e della legalità internazionale commesse da Israele, si potrebbero temere rappresaglie e si potrebbe essere accusati di antisemitismo. O ancora più semplicemente, si applicano due pesi e due misure per quei paesi che si considerano alleati occidentali. E ancora oggi, questa mattina, Cecilia Dalla Negra scriveva in un suo post: «E mentre i nostri media si affannano a dare parola di improbabili inviati con corrispondenze tutte sbagliate, e l'unica notizia a trovare spazio sono i razzi su Tel Aviv, la città di Lod ha guidato stanotte la rivolta popolare nelle città del 48. Non si chiama terrorismo arabo, ma rabbia che esplode dopo settimane di violenze subite». Monio Vadia: «Israele fa una politica infame e strumentalizza la Shoah. Io sono ebreo, anch'io vengo da quel popolo. Ma la risposta all'orrore dello sterminio, invece che quella di cercare la pace, la convivenza, l'accoglienza reciproca, è questa. Dove porta tutto questo? Il popolo palestinese esiste, che piaccia o non piaccia Netanyahu. C'è una gente che ha diritto ad avere la propria terra e la propria dignità, e i bambini hanno diritto ad avere il loro futuro, e invece sono trattati come nemici. Ci sono israeliani coraggiosi che parlano, denunciano, ma la comunità internazionale no. Ad esempio, l'Italia si nasconde dietro la sua pavidità, un colpo al cerchio e uno alla botte. Ci dovrebbe essere una posizione ferma, un boicottaggio, a cominciare dalle merci che gli israeliani producono in territori che non sono loro. La pace si fa tra uguali. Non è un diktat come vorrebbero gli israeliani». Conclude Monio Vadia: «Io non sono sul foglio paga di nessuno, rappresento me stesso e mi batto contro qualsiasi forma di oppressione. È il mio piccolo magistero. Sono con tutti quelli che patiscono soprusi, sopraffazioni e persecuzioni, e questo me lo ha insegnato proprio la storia degli ebrei. Io sono molto ebreo, ma non sono per niente sionista». Ed ora un'altra lettera. «Cara Albertine, mi ha fatto bene ricevere un rigo da te. Ci sono cose, mi pare, che comprendiamo solo tu ed io. Tu vivi ancora, ecco, non puoi sapere come ne sia felice. Certo, te lo meritavi di liberarti. La vita li vende cari i progressi che fa compiere, quasi sempre a prezzo di dolori intollerabili. Senti, ho un'idea che mi viene in questo momento. Vedo noi due durante le vacanze con qualche soldo in tasca in cammino per strade, sentieri e campi, sacco in spalla. Si potrebbe dormire qualche volta nei fienili. Qualche altra volta si potrebbe dare una mano alla mietitura in cambio del mangiare. Che ne dici? Quel che mi scrivi della fabbrica mi è andato dritto al cuore. È ciò che sentivo io fin da quando ero piccola. Per questo ho dovuto finire con l'andarci e mi addolorava prima che tu non capissi. Ma quando si è dentro, com'è diverso. Ora è così che sento il problema sociale. Una fabbrica deve essere quello che tu hai sentito quel giorno a Saint-Chamond. Quello che ho sentito tanto spesso. Un luogo dove ci si urta duramente, dolorosamente, ma tuttavia anche gioiosamente, con la vita vera. Non quel luogo tetro dove non si sa fare altro che ubbidire, spezzare sotto la costruzione tutto quello che c'è di umano in noi, piegarsi, lasciarsi abbassare al di sotto delle macchine. Una volta ho avvertito intensamente in fabbrica quello che avevo presentito come te dal di fuori. Era la mia prima fabbrica. Immaginami davanti a un gran forno che sputa fiamme e soffi brucianti che mi arroventano il viso. Il fuoco
Esce da 5-6 fori situati nella parte inferiore del forno. Io mi metto proprio davanti per infornare una trentina di grosse bobine di rame che un'operaia italiana, una faccia coraggiosa e aperta, fabbrica accanto a me. Sono per il tram e per il metrò, quelle bobine. Devo fare bene attenzione che nessuna delle bobine cada in uno dei buchi perché vi si fonderebbe, e per questo bisogna che mi metta proprio di fronte al fuoco, senza che il dolore dei soffi roventi sul viso e del fuoco sulle braccia, ne porto ancora i segni, mi facciano mai fare un movimento sbagliato. Abbasso lo sportello del forno, aspetto qualche minuto, rialzo lo sportello e a mezzo di tenaglie tolgo le bobine ormai rosse, tirandole verso di me con grande sveltezza, altrimenti le ultime comincerebbero a fondere, e facendo anche più attenzione di prima perché un movimento errato non ne faccia cadere mai una dentro uno dei fori. E poi si ricomincia. Un saldatore, seduto con gli occhiali blu e la faccia severa, lavora minuziosamente. Ogni volta che il dolore mi contrae il viso, mi rivolge un sorriso triste, pieno di simpatia fraterna, che mi fa un bene indicibile. Dall'altra parte lavora una squadra di batilastra, intorno a grandi tavoli. Lavoro di squadra. Compiuto fraternamente, con cura e senza fretta, lavoro molto qualificato. Dove bisogna saper calcolare, leggere disegni complicatissimi, applicare nozioni di geometria descrittiva. Più lontano, un robusto giovanotto picchia con un maglio su certe sbarre di ferro, facendo un fracasso da fendere il cranio. Tutto ciò avviene in un cantuccio in fondo all'officina, dove ci si sente a casa propria, dove il capo squadra e il capo officina, si può dire, non vengono mai. Ho passato là 2 o 3 ore a 4 riprese, ci rimediamo da 7 a 8 franchi l'ora, e questo conta, sai. La prima volta, dopo 1 ora e mezzo, il caldo, la stanchezza e il dolore mi hanno fatto perdere il controllo dei movimenti. Non riuscivo più ad abbassare lo sportello del forno. Uno dei batilastra, tutti i tipi in gamba, appena se ne è accorto si è precipitato per farlo invece mia. Ci ritornerei subito in quell'angolo d'officina se potessi, o almeno appena avessi riacquistato un po' di forze. Quelle sere sentivo la gioia di mangiare un pane guadagnato, ma questo è stato unico nella mia esperienza di fabbrica. Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica. Ha voluto dire che tutte le ragioni esterne, una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori, sulle quali si fondavano per me la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa, sono state radicalmente spezzate in 2 o 3 settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quotidiana. Credere che ne sia conseguito in me un qualche moto di rivolta, no. Anzi, al contrario, quello che meno mi aspettavo da me stessa. La docilità. Una docilità di rassegnata bestia da suma. Mi pareva d'essere nata per aspettare, per ricevere, per eseguire ordini, di non aver mai fatto altro che questo, di non dover mai fare altro che questo. Non sono fiera di confessarlo. Quel genere di sofferenza di cui non parla nessun operaio. Fa troppo male solo a pensarci. Quando la malattia mi ha costretto a smettere, ho assunto piena coscienza dell'abbassamento nel quale stavo cadendo e mi sono giurata di subire questa esistenza fino al giorno in cui fossi giunta, suo malgrado, a riprendermi. Ho mantenuto la promessa. Lentamente, soffrendo, ho riconquistato attraverso la schiavitù il senso della mia dignità di essere umano, un senso che questa volta non si fondava su nulla di esterno, sempre accompagnato dalla coscienza di non avere alcun diritto a nulla e che ogni istante libero dalle sofferenze e dalle umiliazioni doveva essere ricevuto come una grazia, come il mero risultato di favorevoli circostanze casuali.
due fattori entrano in questa schiavitù: la rapidità e gli ordini. La rapidità. Per farcela bisogna ripetere un movimento dopo l'altro a una cadenza che è più rapida del pensiero e quindi vieta non solo la riflessione, ma persino la fantasticheria. Mettendosi dinanzi alla macchina bisogna uccidere la propria anima per 8 ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto. Irritati, tristi o disgustati che si sia, bisogna inghiottire, respingere in fondo a se stessi irritazione, tristezza o disgusto. Rallenterebbero la cadenza. Per la gioia è lo stesso. Gli ordini. Dal momento in cui si timbra all'entrata fino a quando si timbra per l'uscita si può ricevere qualsiasi ordine in qualunque momento e bisogna sempre tacere e obbedire. L'ordine può essere penoso o pericoloso da eseguire o anche ineseguibile. Oppure due capi possono dare ordini contraddittori. Non fa nulla. Tacere e piegarsi. Rivolgere la parola a un capo, anche per una cosa indispensabile, anche se è una brava persona. Le brave persone hanno pure loro momenti di cattivo umore. Vuol dire rischiare di farsi strapazzare e quando capita bisogna ancora tacere. Per quanto riguarda i propri impulsi di nervi e di malumore bisogna tenerseli. Non possono tradursi né in parole né in gesti perché i gesti sono in ogni momento determinati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae dinanzi a un bisturi. Non si può essere coscienti. Tutto questo, ben inteso, riguarda il lavoro non qualificato, soprattutto quello delle donne. E attraverso tutto ciò, un sorriso, una parola di bontà, un istante di contatto umano hanno più valore delle più devote amicizie fra i privilegiati grandi o piccoli. Solo là si conosce che cos'è la fraternità umana, ma ce n'è poca, pochissima. Quasi sempre le relazioni, anche fra compagni, riflettono la durezza che là dentro domina su tutto. Basta, ho chiacchierato abbastanza, potrei scrivere dei volumi su questo argomento. Simone Weil. Volevo dirti anche questo, il passaggio di quella vita così dura alla mia vita attuale sento che mi corrompe. Capisco ora cosa succede ad un operaio che diventa funzionario sindacale. Reagisco quando posso. Se mi lasciassi andare dimenticherei tutto. Mi installerei nei miei privilegi senza voler pensare che sono privilegi. Sta tranquilla, non mi lascio andare. A parte questo, in quell'esistenza ci ho lasciato la mia allegria. Ne serbo in cuore un'amarezza incancellabile. Tuttavia sono felice di averla vissuta. Conserva questa lettera. Te la richiederò forse se un giorno vorrò raccogliere tutti i miei ricordi di questa vita operaia. Non per pubblicare qualcosa sull'argomento, almeno non penso, ma per difendermi dai vuoti di memoria. È difficile non dimenticare quando si muta così radicalmente la propria maniera di vivere. Grazie Sigrid per questo post. Simone Weil, La condizione operaia, Sellerio, 1994. I brani che abbiamo ascoltato prima erano Fada, André X in Jad Live, e Labirinto di Blondish, il primo, un artista libanese. Questa invece è Intro Dub, la introduzione al Le Jardin de Lucie dei nostri Sumac Dub, gli autori di Titania, la nostra sigla di coda. Questo è come, così è come inizia il loro disco, Le Jardin de Lucie. E parliamo di lettura, lettura come forma di resistenza. Sull'Internazionale del 23 aprile Marino Sinibaldi dice: nel generale e radicale rimescolamento di comportamenti, abitudini, consumi culturali che sta accompagnando la pandemia, che cosa accade al libro e alla lettura?
circolano dati molto rassicuranti che forse hanno il limite di paragonare le vendite delle ultime settimane a quelle di un anno fa, quando le librerie erano chiuse, ma anche a sfogliare il libro bianco pubblicato dal Centro per il Libro e la Lettura si scoprono reazioni non proprio ovvie. Sintetizzando una ricerca molto ampia e piena di sfumature, si può dire che la propensione alla lettura ha resistito alla seduzione di altre forme di narrazione che hanno invaso le nostre vite nell'anno pandemico. La lettura è un potente sismografo individuale e collettivo. Si legge perché si cerca qualcosa. Un'informazione, un'esperienza, un'emozione, ma si legge se si è in condizioni di farlo dal punto di vista delle possibilità, delle competenze e di qualcosa di più inafferrabile e decisivo, uno stato d'animo, una particolare e delicata costellazione di desideri. La resistenza dello spazio della lettura sembra dunque mostrare che il libro è ancora capace di rappresentare una forma seducente di evasione. Ma forse anche che al libro e alla lettura affidiamo una delle poche possibilità di fare emergere le domande più profonde che un'esperienza collettiva così traumatica non può non suscitare. Questo parziale ottimismo va subito contestualizzato in un quadro da sempre più negativo che riguarda i tassi generali di lettura in Italia, dove la percentuale di persone dai 6 anni in su che legge almeno un libro all'anno è ferma intorno al 40%. Secondo l'Istat, e al 60-65% nelle stime dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori. Nell'enorme transizione digitale che stiamo attraversando, è questo il piano più significativo. Che spazio avranno il libro e la lettura? Qui si entra nel campo di questioni antiche e strutturali che investono essenzialmente le politiche educative e scolastiche. In attesa di scelte più radicali, si può almeno segnalare il fatto che tenere aperte le librerie durante il secondo lockdown ha permesso un certo ristoro economico a quello che è l'elemento più fragile del mondo del libro, ma ha rappresentato un dato simbolico altrettanto importante: considerare il libro un bene di prima necessità. E questa sera alcune curiosità anche. Martina Cammerata su tribunus.it scrive del nome segreto delle donne romane. Nella Roma antica, trascorsi 8 giorni dalla nascita di una bambina, questa doveva essere sottoposta ad un rito di purificazione, la lustratio. Quello stesso giorno, nel quale i parenti portavano doni, la neonata avrebbe ricevuto anche il suo nome proprio, il prenomen. Il nome della bambina, anche una volta divenuta una donna adulta, sarebbe dovuto rimanere segreto e utilizzato solo ed esclusivamente tra le mura domestiche. Sono varie le interpretazioni di questa consuetudine. In epoca arcaica il nome proprio aveva un potere magico, una connotazione sacrale, secondo la concezione per la quale dire il nome di qualcosa equivaleva a crearla ed era considerato una parte vera e propria della persona. In questo senso, se un uomo avesse pronunciato il nome proprio di una donna, sarebbe stato come avere un contatto fisico con lei. Ancora, forse conoscere e pronunciare il nome di una donna sarebbe equivalso ad avere pieno potere sulla persona. Quale che sia l'interpretazione corretta, al di fuori delle mura domestiche si utilizzava solo il nomen della gens paterna. A questo potevano venire aggiunti dei cognomina, nel caso fossero necessari per distinguere la donna da eventuali sorelle. Alcuni esempi: maior o minor, a seconda dell'età, oppure cognomina in base a caratteristiche fisiche come Fulvia, Morulla, Rutilia.
e questa è Malaga di Boss Town, qui su RKO, destinazione altrove. Quest'anno lo ricorderemo come l'anno della didattica a distanza, tra le altre cose. Beh, pare che la didattica a distanza non sia una novità del nostro secolo. Su Crypto, una pagina bellissima del 5 maggio, leggo che nel 1937 il sistema scolastico di Chicago utilizzò la radio per insegnare ai bambini durante una epidemia di poliomielite, dimostrando come la tecnologia può essere utilizzata in un momento di crisi. All'epoca suddetto virus non aveva cura ed era fortemente contagioso, causando paralisi o addirittura la morte di coloro che ne venivano infettati. In tutto il paese i parchi giochi e le piscine furono chiusi e ai bambini fu vietato l'accesso ai cinema e ad altri spazi pubblici. Chicago registrò un record di 109 casi ad agosto, spingendo il Board of Health a posticipare l'inizio della scuola di 3 settimane. Questo ritardo innescò il primo esperimento su larga scala di scuola radiofonica attraverso un programma altamente innovativo. Circa 315.000 bambini tra gli 8 e i 14 anni continuarono a studiare da casa, ricevendo lezioni dalla radio. Alla fine degli anni 30 la radio era diventata una popolare fonte di notizie e di intrattenimento. Oltre l'80% delle famiglie statunitensi ne possedeva almeno una. Gli insegnanti collaboravano con i presidi per creare lezioni in diretta per ogni classe con la supervisione di esperti in ciascuna materia e 7 stazioni radio locali donarono il proprio tempo di trasmissione. Il 13 settembre segnò il primo giorno di scuola. Gli orari delle lezioni erano stampati sui quotidiani, duravano genericamente 15 minuti, fornivano lezioni ampie, domande semplici, si assegnavano i compiti. L'obiettivo era quello di essere divertente ma informativo. Le notizie che riportavano questo nuovo approccio alla scuola radiofonica furono per lo più positive, ma alcuni articoli accennavano alle inevitabili criticità. Alcuni bambini erano distratti o facevano fatica a seguire le lezioni. Non c'era modo di fare domande dirette e avevano bisogno di più coinvolgimento dei genitori del solito. L'istruzione radiofonica si concluse ufficialmente alla fine di settembre, quando riaprirono le scuole. Sebbene il programma durò meno di 3 settimane, trasformò il ruolo della radio locale nell'istruzione. L'esperimento diede inizio ad una partnership tra le scuole pubbliche della città e le stazioni locali, creando la Chicago Radio Council, che produceva e trasmetteva spettacoli educativi, conferenze ed integrava programmi di studi specifici a livello scolastico. Era l'amour, 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 bon entendeur et mon logis. Nostra madre è l'unica tra i due genitori che ci trasmette qualcosa di unico, il DNA mitocondriale. È un'eredità esclusivamente materna, in quanto lo spermatozoo durante la riproduzione non fa entrare il proprio mitocondrio nell'ovulo. È un importantissimo marcatore biologico, in quanto, grazie a questa particolare eredità, siamo riusciti a tracciare le nostre parentele per via materna nel corso degli ultimi millenni. Discendiamo da quella che viene definita Eva mitocondriale, il più recente antenato mitocondriale di tutti gli esseri umani viventi, vissuto tra i 99.000 e i 200.000 anni fa. Per datare ci basiamo sulla tecnica dell'orologio molecolare, una tecnica che ci permette di stimare il tempo che è trascorso dalla separazione tra due specie, o di due gruppi, o anche di due soli individui, a partire dallo studio delle differenze esistenti nel DNA o nelle sequenze aminoacidiche di alcune proteine.
Questo perché le mutazioni casuali che originano un cambiamento genetico si verificano con frequenze pressoché costanti nel tempo. Così è possibile stimare il tempo trascorso dal momento in cui si è verificata la divergenza tra due specie, che discendono dallo stesso antenato comune, semplicemente valutando il numero delle differenze presenti in sequenze di DNA correlate o nelle corrispettive proteine. Il tasso di mutazione è molto più alto nel DNA mitocondriale rispetto al DNA cellulare, di quanto la ricombinazione, molto bassa, avviene solo con frammenti di se stesso e non con gli altri DNA mitocondriali, perché, come detto prima, lo spermatozoo non fa entrare il mitocondrio maschile nell'ovulo. Questo rende il DNA mitocondriale uno strumento potentissimo per tracciare le parentele delle specie tra le varie specie, esclusivamente per via materna. Grazie, mamma, per il tuo DNA mitocondriale. Un post di Appesi a un Filum. Spesse volte, in occasioni di gran travaglio e afflizione di animo, io mi sono consolato così. Ho domandato a me stesso: certo, questa è una sventura. Una sventura grande. Ma posso io non affliggermi di questa cosa? L'esperienza mia propria, di più o altre volte, mi obbligava a rispondere di sì, che io poteva. Ma il non affliggersene sarebbe cosa irragionevole. La sventura è grande e vera. Lasciamo star che sia vera, ma affliggendomene, la posso io dissipare o scemare? Nulla. Non affliggendomene crescerà ella punto, o me ne verrà punto di danno, punto. Dunque, come sarà irragionevole il non affliggermene? E se questo è ragionevole, se mi è utilissimo il che è manifesto, se io lo posso, perché non lo vorrò? Vi giuro che questo discorso era efficace, che la mia volontà si determinava secondo esso ed otteneva il suo effetto, e che io mi consolava e non pativa. Giacomo Leopardi. Anatolian Session Remix. Isfan Ban. Tutti gli amanti di sperimentare cose,
cose gastronomiche, farà sicuramente piacere quanto si leggeva il 3 maggio sul Post, ma anche su altri organi di informazione. Il 3 maggio i Paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato una proposta della Commissione Europea per autorizzare per la prima volta il commercio di una specie di insetti come alimento destinato al consumo umano. Gli insetti in questione sono le larve delle tarme della farina, un coleottero il cui nome scientifico è Tenebrio molitor. A gennaio l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, FSA, che ha sede a Parma, aveva dichiarato le larve delle tarme della farina sicure per il consumo umano. Ad approvare la proposta della Commissione è stato il Comitato Permanente per le Piante, gli Animali, gli Alimenti e i Mangimi, che è formato da rappresentanti di tutti e 27 i Paesi membri dell'Unione Europea ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. La proposta prevede che le larve delle tarme della farina possano essere vendute e consumate come cibo in due formati: disidratate e intere, oppure come farina da usare come ingrediente di altri alimenti, ad esempio prodotti da forno o creme ad alto contenuto proteico. Non vedo l'ora. Destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo, qui sulle frequenze web di RKO, poi su Spreaker in podcast e la trovate anche su YouTube. Paolo Tuttotroppo, un debunker divulgatore, scrive un post esilarante. Apologia del principe azzurro. Lo so che siamo tutti in ansia per l'esito del processo penale intentato ai danni di Azzurro Principe per il reato di stupro ai danni di Neve Bianca per via del bacio dato senza il consenso della vittima. Tuttavia, a seguito di profonda analisi giuridica, devo rilevare che la signora Neve Bianca si trovava, in quelle circostanze, colpita da un incantesimo che non solo la rendeva incapace di intendere e volere, ma che la costringeva, contro la sua volontà, in uno stato di coma catatonico irreversibile, il quale poteva essere superato, secondo le evidenze scientifiche a disposizione dell'organo giudicante, solo per mezzo del bacio, dato proprio dal signor Azzurro Principe. Pertanto l'imputato si trovava in una condizione di stato di necessità ex articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Si rileva quindi che il signor Azzurro Principe sia stato indotto proprio dalla necessità di salvare la signora Neve Bianca da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, quale il rischio di uno stato catatonico permanente, non causato dall'imputato e non altrimenti evitabile se non appunto attraverso la condotta da egli tenuta, ossia il bacio.
Il fatto appare inoltre proporzionato al pericolo, dato che subire il bacio di uno sconosciuto appare comunque meno grave di vivere in uno stato catatonico permanente. Per tali ragioni l'imputato deve essere assolto, perché il fatto non costituisce reato. Insomma, potete continuare a far vedere Biancaneve e Sette Nani ai vostri figli senza remore. Scusate la finta serietà del posto, dice Paolo tutto troppo, ma sta storia del political correct ci sta decisamente sfuggendo di mano. Com'è andata realmente la conferenza stampa di ieri di Giorgia Meloni? Il DDL Zan porta il gender nelle scuole. Onorevole Meloni, che cos'è il gender secondo lei? Ah, guardi, io non l'ho mai capito bene. Come immagino sia proseguita la conferenza stampa in un universo parallelo in cui si dice quello che si pensa. Un testo di Emilio Mola, in fondo a sinistra. Scusi, onorevole, ma sono mesi che ci flagella le gonadi sul rischio gender e non sa nemmeno cosa significa. Guardi, se vogliamo giocare, giochiamo. Ma le pare che è la prima volta che dico una fregnaccia o che non so manco di che sto a parlare? Ma mai riconosciuta? So Giorgia, quella della canzone, genitore 1, genitore... In che senso, scusi? Allora, famo a capisse. Lasciamo perdere un attimo sto DDL Zan. Sa quanti voti ci ho fatto, per esempio, con la storia che voglio mettere sui documenti dei bambini genitore 1 e genitore 2 al posto di mamma e papà? Ma lei l'ha mai letta la legge? Lo sa che non è vero niente? Ha mai visto un documento con scritto genitore 1 o genitore 2? Beh, no, in effetti no. E ma grazie al piffero, amico mio, è una fregnaccia! Ma se non controlla le carte lei, vuole che le controlli il pubblico mio? No! E allora gli dico sta cazzata del genitore 1 e genitore 2, così si spaventano e me votano. Continuo a non seguirla però. E no, è che questo è il problema. Che me seguite, me venite dietro tutti, pure il tizio che sta a scrivere sto post, me venite dietro, io parlo del bacio di Biancaneve, faccio credere che la sinistra vuole levare le favole ai bambini e me venite dietro. Ma perché? Non è vero, scusi. Ma manco per niente! Sta storia di Biancaneve è una fregnaccia scritta da due giornalisti della sezione viaggi di un giornale locale della città americana. Che c'entra la sinistra italiana con sta storia? Eppure solo per averne parlato io sa quanti si sono convinti che mi riferivo alla sinistra, che c'è un dibattito e che quelli da sinistra vogliono cancellare il bacio di Biancaneve? Quanti? Un macello. E so tutti voti per me, capisce? O sta storia dell'Unione Europea che ci vuole far mangiare i bagarozzi al posto della carbonara. Ma questo è vero, l'Unione Europea ha autorizzato veramente il consumo della tarma della farina. E sti cazzi non ce lo mette, mi scusi, ma perché autorizzare un alimento secondo lei significa vietare gli altri? Significa che te obbligano a mangiare gli insetti? Se te piace, to mangi, se non te piace, non to mangi, e namo su! E allora perché ha fatto quel post col piatto di insetti scrivendo... UE imbarazzante. Vieni un po' qua. Avvicinate, più vicino. Te lo dico una volta sola. Alla gente gli devi mettere paura, gli devi dare un nemico, devi far sentire la gente minacciata, terrorizzata, impaurita, insicura, farle credere che qualcuno le vuole levare pure il piatto da sotto al naso e fargli mangiare i vermi, capisci? Sino a destra non te votano quelli. Capisco. Prenda Immuni, per esempio. Si ricorda quando l'estate scorsa ho detto alla gente di non scaricarla, sennò gli rubavano i dati? Matteo diceva pure i dati nostri se li pigliavano i cinesi. Certo che mi ricordo, infatti, ascoltandovi non l'ho scaricata. E bravo er coglione! Ma che sei scemo? Ma mi spieghi come si fanno a rubare i dati da un'app che conserva i dati anonimizzati sul dispositivo e non usa manco il GPS? E poi che cazzo te dovevano rubare il nome e il cognome? Ma lei... ma lei sta cippa, mi perdoni. Lei non me può dar retta, io sto a fare il lavoro mio, io devo terrorizzare il cittadino, gli devo mettere paura, gli devo far credere che il governo gli vuole rubare i dati. Ma quello è il lavoro mio per pigliare i voti. Da lei mi aspetto invece un po' di raziocinio, ma poi abbiamo i telefoni pieni di app, di social, mettiamo pure le foto dei figli, accendiamo il telefono con impronta digitale, non scariamo un'app salvavita per paura che scoprono che abbiamo la febbre, e namo su. Ma io mi sono fidato di voi.
Ma de chi? De me, de quell'altro là? Ma allora ditelo che volete mannare sto paese a gambe all'aria. Ma hai visto che dice quello? Ma l'hai sentito fargli anche ogni volta con le dita? Si mette a fare i buongiornissimi caffè, a mettere le foto della figlia, della figlia. Ma che politica è questa? Eh sì che lo vedo. Che poi io ho pure detto, ma te, ma rompi i coglioni ogni giorno che i bambini non si toccano di qua, i bimbi di là, e mo sta a mettere ogni giorno le foto di quella creatura innocente davanti a milioni di persone, con tutti gli zozzoni che ci stanno in giro, con tutti sti pervertiti dell'internet, ma ti sembra normale per pigliare due like o due voti in più? Poi per carità ognuno è libero di fare quello che gli pare, ma che cazzo c'entra sta roba con la politica? Io mica l'ho capito. Manco io. Mi sa che sono parecchie le cose che non hai capito tu. Vabbè, va. Andiamo a spaventare un po' di gente, andiamo a dirgli che esiste il piano Calergi per la sostituzione etnica degli europei con gli africani e che loro non ci dicono che in realtà la terra è piatta. Davvero? O vedi che mi continui a venire dietro, o vedi? E lasciami perdere, su, e andiamo! Testo di Emilia Mola, la canzone Indifference, Café Orcardion Orchestra. E questa è When It's Gone, Paul Doerr. E l'altro giorno Maria Teresa De Palma, artista raffinatissima, ha fatto un post molto bello. Uno stralcio di Educare i bambini a non fare i furbi di Bruno Munari in Azione Non Violenta, novembre 1998. L'Italia è un paese di furbi che cercano sempre di approfittare degli altri. Se non cambiamo la mentalità dei bambini, se non gli insegniamo che essere furbi è una scelta arida, non riusciremo ad aprire una via verso la civiltà. Una delle vie per crescere bambini nuovi è certo quello dei laboratori di creatività. Si prepara la mente a inventare, invece che procedere in modo ripetitivo. Si escludono le soluzioni già fatte a favore di quelle trovate sul momento. Lo scopo è di abituare ciascuno di loro a risolvere da soli i problemi che gli si pongono, senza bisogno di spiegare loro nulla. Funziona. Basta avere pazienza. E i risultati si vedono. Progetto da costruire senza fretta. Si dice alla gente: venite a vedere, guardate come si fa. E così le persone si convincono da sole, senza tanti discorsi. A volte mi capita di vedere i miei allievi di 10-15 anni fa, gli ex bambini diventati adulti, e sì, vedo che sono diversi. Più aperti, pronti, capaci di rispondere con originalità ai problemi. Per avere tanti bambini così, tanti uomini così, bisogna farli provare a fare tante cose, tante strade, finché ciascuno non trova la sua, da solo, senza spiegargli niente.
When It's Gone, Paul Doerr. E adesso Jean-Charles, apretti tin, opa zupa. Un po' di allegria, ma cosa mangiavano i romani? Su un sito bar di Roma antica Roberto Trizio ce lo spiega. Il cittadino romano povero seguiva un regime alimentare basato su verdura e legumi consumati in quantità davvero importante e di qualsiasi tipologia. Entrambi questi elementi consentivano ai cittadini meno abbienti di potersi sostenere in modo abbastanza completo senza spendere troppo. Un elemento molto importante era il farro. La zuppa di farro veniva mangiata quasi tutti i giorni e non solo. Il farro veniva anche macinato per ottenere una farina da cui si ricavava della polenta, alla quale veniva poi aggiunto qualsiasi condimento disponibile, come piccoli residui di pesce, di carne o alimenti in grado di aggiungere sapore. Alcuni cambiamenti arrivarono quando Roma iniziò ad espandersi, con la conquista di nuovi territori, come per esempio la Sicilia, conosciuta come il granaio di Roma assieme all'Egitto. Il farro viene sostituito pian piano dal frumento. Arrivarono addirittura a esservi tutta una serie di leggi frumentarie per distribuire il grano alla parte più bassa e più povera della popolazione con regolarità. In questo modo diveniva possibile preparare il pane, che, per quanto povero, era comunque di una qualità superiore rispetto a quello a base di farro. Un pane rusticus, nero e dal sapore non propriamente eccezionale, che tuttavia serviva a variare l'alimentazione. Ogni tanto, gli appartenenti al ceto dei meno abbienti potevano permettersi qualche piccolo pezzo di carne di maiale o del pesce di piccolo di seconda pescata, come le sardine o le acciughe. Per il bere, la scelta era abbastanza limitata. Una bevanda composta di acqua e aceto o vino di scarsissima qualità, quasi inacidito, era il massimo a cui potevano aspirare tra una colazione fatta di avanzi del giorno prima e l'occasionale buon pasto delle festività. La struttura dei pasti dei benestanti era la stessa generalmente, ma caratterizzata da una qualità differente. Per ciò che riguardava frutta e verdura, il benestante poteva permettersi degli alimenti come le albicocche e le ciliegie. Potendo spendere di più, poteva cibarsi di verdure più variegate, dal sapore più stuzzicante, e se il farro era comunque un alimento presente generalmente tra i romani, per ciò che riguardava il pane, questa fascia della popolazione poteva consumare un pane di farina bianca, chiamato pane secundus, dal sapore più interessante e più raffinato, perché la farina veniva macinata più volte. Anche per ciò che riguarda il pesce e la carne, il benestante poteva permettersi alimenti di qualità migliore. Consumava pesci piccoli, ma anche branzini, alimenti dalla struttura e dal sapore migliori. Una delle differenze tra la classe povera e quella benestante in materia di alimentazione era la presenza di salse e condimenti che non fossero il miele. La salsa più utilizzata era il garum, un composto dal gusto forte, una versione antica della più gustosa accollatura di alice odierna. Era infatti ricavata da interiora di pesce, che venivano mescolate con un po' di sale e messe ad essiccare al sole in grandi recipienti. In questo modo si otteneva una sostanza liquida o semiliquida, gelatinosa, molto forte dal punto di vista organolettico, che veniva abbinata a tutto, come accade oggi con la maionese. Un altro condimento molto interessante era la muria. Intestini e sangue del tonno messi a macerare finché non diventavano una salsa. Per quanto sembri una cosa da nulla, questi composti erano in grado di aiutare il ceto romano dei benestanti ad ampliare la propria dieta in materia di gusti. La bevanda più consumata era il vino di migliore qualità, che poteva essere annacquato o addizionato con del miele per rendere il sapore più gradevole. L'idromele rappresentava un'ottima alternativa al vino, un misto di acqua e miele fermentato che veniva dato anche ai bambini. Il romano ricco poteva mangiare ovviamente qualsiasi alimento consumato dalle due fasce di popolazione precedenti, a partire dal farro fino ad arrivare al garum, potendosi permettere però tutta una serie di alimenti dal gusto incredibile e dalla rarità per i tempi conclamata, per esempio i funghi porcini. Il pane ovviamente era un pane di prima qualità, composto con farine di frumento setacciate diverse volte, fino a formare il pane candidus, dal sapore molto buono e più vicino in aspetto e qualità a quello attuale. Il ricco poteva permettersi carne tutti i giorni, scegliendo tra tagli migliori di manzo o qualsiasi altro animale. Stesso discorso valeva per il pesce. Branzini e dorate erano la consuetudine, ma anche anguille, storioni. Pesci che nella maggior parte delle famiglie romane non abbienti erano qualcosa che ci si poteva permettere dopo aver fatto molti sacrifici. I pasti nell'antica Roma erano tre
ed erano organizzati in un crescendo di quantità che partiva la mattina e si concludeva la sera. La colazione era molto frugale, spesso basata sugli avanzi del giorno prima. Il pranzo era sì più completo, ma sempre molto veloce. Il vero pasto soddisfacente era servito alla sera, dove al mangiare erano riservati attenzione, piacere e godimento. Questa sera sentiamo i gabbiani che ci annunciano l'approdo. La nostra sigla è Titania su MacDub. Cattesio, che ti sto trascurando. Aspetta un attimo che su BioPills ho trovato qualcosa su questi miagolii. Pare che i gatti adulti non miagolino tra di loro, probabilmente perché le madri smettono di rispondere ai miagolii già dopo lo svezzamento. La comunicazione interspecie avviene principalmente attraverso messaggi odorosi emessi da ghiandole del capo e della coda e con il linguaggio del corpo, trasmettendo il proprio stato d'animo con la postura e la posizione delle orecchie e della coda. Tuttavia, con l'evoluzione, i gatti hanno visto che i padroni umani rispondevano ai loro vocalizzi con carezze e con il cibo. Il ricercatore Nicolas Nicastro ha pubblicato diversi studi sul miagolio e ha visto che i gatti domestici emettono miagolii più brevi e acuti rispetto a quelli selvatici, il che indicherebbe che la socializzazione con l'uomo avrebbe un peso. Si ritiene inoltre che nel corso dei millenni siano aumentati i miagolii più dolci perché le persone selezionavano i gatti da portare a casa che emettevano suoni più gradevoli. Il lavoro di Susanne Schoetz e Joost van der Weyered ha invece provato a capire se, ascoltando i versi dei gatti, le persone fossero in grado di capire le circostanze in cui erano stati messi, in particolare se fossero miagolii per richiesta di cibo o miagolii emessi mentre l'animale era in attesa del veterinario. I risultati hanno mostrato che i gatti utilizzavano intonazioni differenti a seconda di che cosa volessero comunicare e che spesso gli umani riuscivano a capirlo. E si avvia a conclusione questa nostra deriva di oggi, le nostre navigazioni tra mari di parole e musiche di venti, qui su RKO. L'appuntamento è per mercoledì prossimo
alle 22 con Cattesio e Massimo Colazzo. Alla prossima. KO Radio.